Ragazzi, sono qui in Germania a Speyer e ho trovato un amico che è Antonio, che mi segue. Oggi è qui a Speyer perché c'è un giorno delle porte aperte in questa azienda con cui lui ci collabora. E però praticamente tu abiti a Zingen. Zingen, sì. Zingen. Di dove sei originario dell'Italia? Puglia. Ah, sei Puglia. Cinosa, provincia di Taranto, sì sì. Mentre invece tua moglie però era... Montescaglioso, provincia di Matera, Basilicata. Ah, era dalla Basilicata. Sì. E come mai siete andati via, una dalla Basilicata e uno dalla Puglia? Qual è il motivo che vi ha spostato? Avevamo voglia di cambiare aria, di trovare qualcosa di meglio, non avendo avuto anche esperienze come attività proprie in Italia. Abbiamo chiuso l'attività e abbiamo preso questa decisione di spostarci all'estero. Ho visto che c'hai tre bambini. Tre bambini, sì. Nati qui in Germania? La prima in Italia, a Matera, la seconda e terza in Germania. E che attività fai oggi tu fondamentalmente come prima attività? Lavori per... Come prima attività, diciamo, presto servizio alle Poste Svizzere. Ah. Perché vivendo vicino sfrutto la situazione del confine Germania-Svizzera e in più un buon 60-70% confitto. Quindi fai network marketing, fai due lavori. È vero, perché Zingen è una zona molto di confine, sei vicino, diciamo, alla Svizzera, è un po' come stare a Como e fare il frontaliere. È la stessa cosa. E fare il frontaliere, diciamo, e rientrare in Germania. E rientrare in Germania. Difatti ho un amico a Zingen che fa esattamente, fa il muratore e lavora, vive in Germania e lavora in Svizzera. E ovviamente la gente dirà, però vabbè, in realtà uno dice, vabbè, potrebbe vivere in Svizzera. No, lo fanno perché il costo della vita è minore, cioè qual è il motivo. Certo. Cioè un po' come in Italia. Ma anche la qualità della vita è sempre superiore, no? Non, nulla da togliere alla nostra Italia, però è comunque... No, non gli dire così che la qualità della vita è migliore. C'è qua. Sempre un punto... No, poi qua piove sempre, capito? Questo è... Oggi c'è il sole. No, beh, ti trovi bene, ma no, soprattutto secondo me qui la cosa fondamentale è per i bimbi, cioè le agevolazioni che è per i bimbi. Assolutamente sì. Spiega un po' il discorso dei bimbi, per i kindergarten, un po' tutte queste cose che molti non conoscono, l'asilo, eccetera, eccetera. È tutto pagato dallo Stato. Ovviamente dipende anche dal reddito, dipende da tanti fattori, no? Ma comunque noi avendo tre bambini prendiamo 250 euro per figlio, poi c'è l'asilo. Anche il terzo, mi pare che adesso dal terzo in più era di più. Sì, ti aumentano 10 euro, dal terzo in più praticamente sono alla pari, 250 euro. Sì, quindi sono 750 euro che prendi per i bambini tutti i mesi. L'asilo? L'asilo diciamo che è gratis anche. Più o meno, sì, gratis. Sì. E poi soprattutto costano molto di meno il discorso di tutto quello che sono i prodotti per i bimbi. Certo, assolutamente sì. Sì, perché qua pannolini. Tantissimo. Tanto io avevo un mio amico che addirittura veniva a comprarsi latte in polvere e pannolini. Sì, esatto. Cioè qui riesci ancora a farti la famiglia. Certamente, cioè quello che tu non riuscivi a fare al Sud Italia, sì, praticamente. E al Sud Italia tu devi contare le 10 euro in tasca per tante situazioni. Invece qui non è che diventi milionario, però hai le grandi possibilità. Quindi quello che ti ha spostato effettivamente, diciamo, in Germania dall'Italia è stato il discorso comunque economico. Cioè tu sei venuto qui per dare un futuro, diciamo, che è poi la scelta che fanno molte persone. Si fa una vita serena e questa è la tranquillità. Si vive sereni, dai. Sereno per il discorso dal punto di vista economico. Esattamente. Devi stare lì a fine mese a contare la 100 euro, devo andare a fare spesa, devo fare tutte queste cose qui. Salve. E un'altra domanda. Vacanze cosa fai? Rientri al sud, hai ancora la casa? Certamente, sì. In Puglia? Certo. Quindi rientri si va sempre in vacanza, una, due volte, tre volte l'anno, su questo sì, sempre. Sì, qui in Germania è sempre roba. Sempre quella. Si va in vacanza, assolutamente sì, però poi si ritorna, diciamo, in base a quello che è la Germania, nella serenità. Diciamo, adesso ti faccio la domanda critica, quella che è fondamentale. Allora, non è un'intervista preparata, ragazzi, l'ho trovato sì, qui. Sì, qua tutto improvvisato. Cioè, tutto improvvisato. Ritorneresti a vivere in Italia con la famiglia? Beh, se io devo pensare
è un discorso davvero un po'. Però, cioè, tu ritorneresti in Puglia con tre bambini, la moglie, allora, se devo per vivere, vivere e lavorare lì. Per lavorare assolutamente no. Assolutamente no. Anche facendo, io come ho detto prima, ho avuto delle attività per conto proprio e no, lo escludo a priori, proprio per le esperienze passate. Che se pensiamo agli affetti, ovviamente posso pensare tutti i giorni di tornare a casa, ma solo per gli affetti e la casa, ma tutto il resto assolutamente. Sì, perché vabbè, comunque in Puglia non è così carissima come il nord Italia. Certo. Sì, effettivamente io c'avevo un amico pugliese che poi aveva aperto un ristorante, l'avevo intervistato in Russia, lui mi diceva che era andato via dalla Puglia anche per la burocrazia, per tutte queste cose qua, che cioè tu sei andato fondamentalmente via perché non riuscivi a vedere un futuro. Sì, sì, assolutamente. Per la tua famiglia, cioè. Nonostante avevo attività, tu sei andato via che avevi un figlio, Sì, era piccolissima, cioè aveva 5 mesi e mezzo, la grande, io guardavo in faccia mia figlia. E ragionavo da solo, che futuro do a mia figlia? E questa forse è stata la mia forza per affrontare questa tra virgolette pazzia. Volevo chiederti, e la lingua? Cambio un po' perché mi fa difficoltà tenere su sto telefono, quindi cambio un po' la mano. Perché discorso linguistico, sei arrivato tedesco, come rimesso? All'inizio la prima difficoltà è proprio quella, la lingua. Ah, non sapevi niente? Non sapevo. Ah, buono. Hai fatto un corso o l'hai imparato? Certamente, ho fatto scuola il primo anno. Io ho fatto la Folkhochschule. Pure tu. Ah, grande. Sì. Anch'io l'ho fatto, sì. Ho fatto primo corso, secondo corso, di tanto in tanto. Io ho fatto sei mesi io, sì. Però ho superato poi il discorso lingua, sì. Si snelliscono davvero tante difficoltà, no? La tua moglie della Basilicata come sta messa con la lingua? Con la lingua anche lei ha fatto un corso, ne sta iniziando anche lei un altro. Avendo tre bambine piccoline. Beh, i bambini vanno bene perché vanno già a scuola. Loro parlano già il tedesco a scuola, all'asilo, sì. Sì, ovviamente saranno più avvantaggiati. Quindi assorbono molto di più. Esatto, non c'è niente da dire. Niente, ti ringrazio, oggi è una bella giornata. Grazie Spire, a te, che sei venuto qui. Zingen, se volete andare, è una bella zona, io ci sono stato. Come si chiama quel parco per i bimbi che mi dicevi lì vicino? Eigeltingen, sì, ero stato. È un parco non mi ricordo. Poi lui è fortunato perché ricordatevi sempre una cosa, ragazzi, la Germania non è tutta bella, io devo essere corretto. Ci sono posti molto belli e posti che non sono belli. Dove sta lui? Veramente bello, un po' come qua a Spaglia. Lui a Zingen, vicino al lago di Costanza, è veramente una bella zona. Una zona, diciamo, più sul turismo, è una zona turistica, quindi... Sì, è una zona che arrivano di villeggiatura. Zingen è veramente meravigliosa, lì vicino alla Svizzera, sul lago di Costanza. Ti ringrazio di cuore, Antonio, per l'intervista. Grazie.